Cari amici, bentornati ad una nuova puntata di Pagine di Vita. Questa volta iniziamo la lettura del nostro settimanale a partire da un'immagine molto suggestiva. Nel disegno, nell'acquerello di Veronica c'è un omino, ecco, che sta lanciando la sua canna da pesca e pesca una stella, un'attività, potremmo dire, che lo lega direttamente al cielo. Ed è un'immagine così suggestiva per parlare poi di fatto del lavoro. Ecco, quella realtà, quell'attività che consegna all'uomo anche la sua dignità. E dunque questo legame con il cielo, con le stelle, ci rimanda all'opera della creazione e a questo passaggio, a questo testo che abbiamo tratto da un discorso di Papa Francesco, che tratta proprio di questo. L'uomo, dice il Papa, è un creatore e crea con il lavoro. Questa è la vocazione. E dice la Bibbia che Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Cioè il lavoro ha dentro di sé una bontà e crea l'armonia delle cose, bellezza, bontà, e coinvolge l'uomo in tutto, nel suo pensiero, nel suo agire, tutto. L'uomo è coinvolto nel lavorare. È la prima vocazione dell'uomo, lavorare. E questo dà dignità all'uomo, la dignità che lo fa assomigliare a Dio, la dignità del lavoro. E infatti parliamo di lavoro, questo numero usciva appunto il 1° maggio, festa dei lavoratori, e al tema del lavoro è dedicata l'apertura di quest'ultimo numero, un impiego per provare a ricominciare. Un articolo che mette in luce l'attività svolta dalla cooperativa In Cammino, qui a Pistoia, che coinvolge dei detenuti che sono in qualche modo riabilitati, ecco, e sono accompagnati nel loro reinserimento all'interno della società. L'intervista a Sauro Gori, che guida la cooperativa In Cammino, racconta un po' questa esperienza che va ormai avanti da diversi anni. Dentro il carcere, infatti, racconta Gori, una persona mette insieme pensieri e sogni per ripartire, ma non sempre sono reali. Chi ha una rete di relazione è più facilitata a riprendere, ma chi è solo e ha vissuto le dinamiche del carcere è davvero in difficoltà. Per chi esce è già molto complicato capire come trovare un lavoro, una casa, relazioni forti. In questa fase, dove uno ricomincia a ricostruire la propria vita, si giocano gli elementi decisivi di un reinserimento nella società. Ed è proprio qui che si mette in moto il percorso di cura del lavoro. L'esperienza lavorativa, come ad esempio quella degli orti sociali, è di fatto una messa in discussione di se stessi e di apprendimento degli elementi basilari di vita di lavoro. Precisione, manualità, rapporto col datore di lavoro, lavoro in team, ovvero tutti elementi dati per scontati, ma che invece sono fondamentali per riprendere le relazioni civili. Insomma, questo è il percorso di reinserimento che propone la cooperativa In Cammino, spendendosi appunto con detenuti che sono ormai a fine pena e che hanno bisogno di essere accompagnati al reinserimento nella società, lo spirito un po' del 1° maggio che vi abbiamo voluto raccontare. Ma il 1° maggio è la giornata del lavoro, ma il mese di maggio è anche il mese, per chi crede, ovviamente dedicato alla Madonna, il mese di Maria. E qui trovate due pezzi, in preghiera alla Basilica della Madonna e il mese di maggio a Valdibrana, che fanno il punto sugli appuntamenti di questo mese nei due santuari della nostra diocesi, la Basilica della Madonna dell'Umiltà e il Santuario di Valdibrana. In entrambi saranno raddoppiate le offerte delle celebrazioni e dunque ci saranno più messe, più momenti di preghiera, la preghiera del Rosario, secondo il calendario e le indicazioni che trovate in questi articoli e che ritroverete pubblicati anche sul nostro sito web www.settimanalelavita.it. Lì ci trovate tutti gli orari presentati in questi due articoli. Ma ecco, ricordo fin da ora che a Valdibrana domenica prossima ci sarà proprio la festa
del santuario, l'8 di maggio, e in questo giorno ci sarà una messa solenne presieduta dal vescovo. Il ritrovo è alle 9 meno un quarto presso la chiesa parrocchiale di San Romano a Valdibrana. Di lì si muoverà una processione con i flambeaux fino al santuario per poi spostarsi all'aula liturgica dove il vescovo Tardelli presiederà la messa. E questo appunto domenica 8 maggio, festa della Madonna di Valdibrana. Poi trovate sempre sul nostro sito tutti gli orari di questo mese con anche non solo le celebrazioni, ma anche il tempo per le confessioni. E questo al santuario di Valdibrana. Ma scorriamo pagina e ricordiamo anche un altro appuntamento importante per una grande parrocchia della nostra diocesi, e cioè quella di Montemurlo, quella del Sacro Cuore, dove si festeggia la Santa Croce. I festeggiamenti già partono stasera con una veglia di preghiera con i giovani, ma soprattutto si concentreranno domani, 3 maggio, il giorno della festa, nel quale ci saranno anche qui vari appuntamenti liturgici, e poi la processione con la Santa Croce dalla chiesa, dall'antica pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca di Montemurlo fino alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Questo ci sarà il pomeriggio a partire dalle 16 e poi alle 18 a concludere la festa la messa presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Cristiano D'Angelo. Ma accanto a questi appuntamenti festivi poi ci sono altri articoli dedicati invece alla vita ordinaria, potremmo così dire così, della diocesi, e cioè quegli appuntamenti promossi dal servizio di pastorale giovanile diocesano. Qui in pagina 2 trovate una foto dove c'è il nostro vescovo insieme a dei ragazzi che ha incontrato in vista di un pellegrinaggio a Santiago de Compostela che si terrà questa estate. Ma noi abbiamo raggiunto il responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile e con lui abbiamo provato a approfondire. Siamo in collegamento con padre Simone Panzeri, responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile. Ecco, padre Simone, sei reduce da una giornata importante, l'incontro di formazione per gli animatori degli oratori estivi. Com'è andata? Che cosa avete fatto in questa giornata? Sì, ieri ci siamo incontrati nella parrocchia di Fornacelle, radunando una sessantina di ragazzi, adolescenti dalla terza media fino alla terza, quarta superiore, per vivere un momento di formazione insieme per coloro che è il primo anno o comunque stanno muovendo i primi passi in questo servizio di animazione degli oratori estivi nelle parrocchie della diocesi. È stato un bel momento di condivisione che abbiamo animato insieme a alcuni responsabili degli oratori della diocesi che si sono messi a disposizione, a cominciare da chi fa parte dell'equipe di pastorale giovanile ai giovani stessi della parrocchia di Fornacelle. I ragazzi che sono venuti, provenienti da 4-5 parrocchie della diocesi, sono stati divisi in gruppi eterogenei, per cui hanno creato dei gruppi tra chi non si conosceva, quindi è stato un bel momento di scoperta e di condivisione, e poi gli abbiamo fatto fare un itinerario di formazione un po' particolare, come se fosse un cammino, il cammino di Santiago, quindi facendoli entrare in contatto anche con questa realtà della nostra diocesi, di conoscenza di San Jacopo. E a ogni tappa di questo cammino hanno potuto scoprire un elemento che compone quella che è la vita dell'oratorio, da cominciare la scoperta di chi è l'animatore, che cosa fa, alla preghiera, all'animazione poi delle varie parti più legate al gioco, alla drammatizzazione, ai lavoretti da far fare con i ragazzi. Questo Ecco è stato Simone, questi animatori provenivano da parrocchie diverse, quindi è stata anche l'occasione di conoscenza, no? di conoscenza tra di loro, con noi, e poi sempre come avviene in questi casi,
la messa in comunione di varie esperienze crea un buon clima perché dà modo anche di arricchirci reciprocamente con quella che è la bellezza che ogni realtà ha e mette a servizio degli altri. Ecco Simone, c'è stato un altro appuntamento importante la settimana scorsa, e cioè l'incontro dei giovani pellegrini che andranno a Santiago quest'estate con il vescovo. Ecco, com'è andata? Puoi raccontarci anche qualcosa su questa iniziativa importante, perché anche il vescovo sarà a Santiago, puoi aspettarli, no? Sì, il vescovo stesso ha dato l'avvio all'iniziativa nell'ottobre scorso, ha chiesto al servizio di pastorale giovanile di invitare i giovani della diocesi a questo cammino europeo dei giovani che verrà fatto sui cammini di Santiago nell'estate prossima, nei mesi di agosto. Noi parteciperemo come diocesi con un gruppo di 31 giovani. Che saranno in cammino dal 26 luglio al 2 agosto sul cammino portoghese della costa che raggiunge Santiago partendo dal Portogallo. Noi faremo gli ultimi 127 chilometri di questo cammino. Ci stiamo preparando sia camminando insieme e cominciando a condividere quindi come gruppo i cammini, varie tappe anche dei cammini che ci stanno intorno nel nostro territorio, sia anche con la formazione più spirituale. Quindi il Vescovo è intervenuto in questo incontro di martedì 26, in cui ci siamo ritrovati e lui ci ha aiutato a entrare in una preparazione più spirituale di quello che è la preparazione e il cammino come pellegrini, non come camminatori. Questo è una cosa importante, quindi ci ha aiutato a vivere l'esperienza che faremo di pellegrinaggio come un'esperienza di spirituale che aiuta la nostra vita cristiana e la nostra vita umana. Ringraziamo Padre Simone e voltiamo pagina. Andiamo cioè a leggere in pagina 3 i nuovi restauri per San Leone. San Leone è la chiesa accanto oggi a quel palazzo che è sede della provincia. È un edificio storico particolarmente importante per la sua decorazione barocca, così sorprendente e forse anche così poco conosciuta, perché la chiesa di San Leone in fondo è stata chiusa per diversi decenni, poi è stata sede di alcune mostre che hanno permesso di conoscerla meglio, a partire da quella della Visitazione nell'anno di Pistoia Capitale nel 2017 e poi più recentemente con la mostra dedicata all'altare d'argento a cura della Giorgio Tesi Editore. Ecco, questa volta si tratta di inaugurare l'ultimo lotto di restauri della chiesa e infatti qui vediamo la parte interessata nella foto, cioè in particolare la cantoria con la sede dell'organo e le volte soprastanti della navata. Sono stati restaurati anche gli altari laterali e la chiesa poi è stata anche dotata di servizi. Insomma, un importante intervento che permetterà di utilizzare la chiesa di San Leone per altri importanti appuntamenti culturali. L'inaugurazione e la presentazione dei lavori sarà questo sabato, il 7 maggio. I lavori sono stati promossi, lo ricordo, dalla diocesi di Pistoia, dalla chiesa cattedrale, dalla soprintendenza archeologica per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e è stata possibile grazie all'importante contributo di Conad del Tirreno e della Fondazione Caripit. Ecco, ricordo dunque questo nuovo lotto di restauri per la chiesa di San Leone in centro a Pistoia, giusto dietro il Duomo. Ecco, arriviamo a pagina 4 dove trovate l'apertura dedicata all'incontro che c'è stato in seminario la scorsa settimana tra il responsabile nazionale del Servizio per l'insegnamento della religione cattolica, Don Daniele Saottini, che ormai da molti anni presiede l'ufficio CEI per l'insegnamento della religione cattolica, e gli insegnanti, di religione della nostra diocesi. Un appuntamento
in cui è stato possibile avere un confronto, un dialogo tra i docenti e il responsabile nazionale in vista appunto di un aggiornamento e di una formazione dei nostri docenti di religione. Bene, questa era l'ultima notizia che volevamo così sottoporvi, ma vi ricordo che altre le trovate sul nostro settimanale online, sulla pagina web www.settimanalelavita.it, e che potete anche scriverci, potete segnalarci le vostre notizie o eventualmente anche i vostri suggerimenti o critiche all'indirizzo mail lavita@diocesipistoia.it. Bene, con questo è tutto, io vi auguro una buona settimana. Grazie e alla prossima puntata.